benvenuti a questa edizione speciale di Metropolis dedicata al festival appena concluso a Prato Mediterraneo d'Antonio. Siamo stati introdotti da questa splendida banda con molti ragazzi, con molti giovani, che ha caratterizzato un po' le giornate del festival che si è tenuto a Prato, ma poi molti contenuti, molte riflessioni intorno al tema di questo mare che dovrebbe essere un mare di pace e di opportunità, opportunità di vita per chi viene a cercare vita dall'altra parte del mondo, venendo dal mondo più svantaggiato, ma opportunità anche economiche e comunque di scambi culturali, come è sempre stato appunto il Mar Mediterraneo nella sua storia, purtroppo divenuto mare spesso di conflitti. Il dialogo che ha aperto il festival, quello tra Sandro Veronesi, scrittore fra l'altro nato a Prato, e il poeta marocchino Tahar Ben Alloun, ha caratterizzato subito questo festival. Quindi noi andiamo subito a sentire Sandro Veronesi. A Veronesi facciamo un gioco, diciamo tre parole e lui, come scrittore descrittivo, ci dice che cosa gli evocano queste tre parole. Mediterraneo. Una gola, una bocca di cui l'Italia è l'ugola. Provate a levare l'ugola a una bocca e praticamente è una bocca muta. E questo spiega perché, come potremmo essere centrali, di fatto lo siamo geograficamente, come potremmo essere politicamente e sul piano dei diritti centrali, se ci rendessimo conto di che cosa siamo dentro il Mediterraneo. La seconda parola è umanità. Siamo tutti fratelli, no? Siamo tutti fratelli. Sembra che siamo tutti fratelli, questa per me è l'umanità. E la terza parola è, visto che lei la vediamo molto attivo e partecipativo, fascismo. Fascismo è una specialità della casa, perché l'abbiamo inventato noi in Italia, poi l'abbiamo esportato e nel giro di 20 anni abbiamo appestato l'Europa e non solo la Germania, l'Inghilterra anche dopo la guerra ha continuato e continua ad averci dei gruppi fascisti, però è una specialità, una sopraffazione specificamente italiana. E sentiamo adesso anche Tahar Ben Alloun in questa breve intervista realizzata da Martina Guerrini. Il Mediterraneo è innanzitutto una visione del mondo, un modo di essere, è un modo di vivere, una convivialità fra le persone. È l'olio d'oliva, è natura, è ecologia. Ma anche violenza, guerra, guerra civile. Persone che muoiono nel Mediterraneo. Il Mediterraneo è diventato un gran cimitero. Tahar Ben Alloun, protagonista del dialogo con Veronesi, e poi Daniela Morozzi ha letto una poesia di questo grande poeta dell'altra parte del Mediterraneo. Mia nonna è stata una rifugiata, ma io l'ho capito solo pochi anni fa. Eppure lei parlava sempre di quando a 20 anni le sono venuti i capelli bianchi per la paura, di quando è scappata dentro una cassapanca, di quanto era bella la vita prima della guerra. Raccontava in un italiano a volte ancora un po' stentato e dava sempre l'impressione di essere un po' fuori posto. Il suo cognome era fatto di 4 consonanti, il suo carattere non era certo più dolce. Solo adesso, dopo tanti anni, ho ricomposto i pezzi del racconto di mia nonna e mi chiedo se quel continuo oscillare fra diffidenza sua e degli italiani e nostalgia non fosse legato alla sua storia di rifugiata. Allora si diceva esule. I rifugiati non sono extraterrestri, o se lo sono come Superman, sono proprio in tutto e per tutto identici a noi. Sono donne, uomini, bambini e bambine. La loro vita cambia all'improvvisa e tutto quello che fino a pochi giorni prima era normale all'improvviso non lo è più. Tutte le cose che facevano prima della guerra, della violenza e dell'odio non possono più farle. E allora a loro non resta che scappare, perché nessuna persona al mondo accetta di morire senza provare con tutte le proprie forze a salvarsi. Ma siamo noi a dare il loro nome rifugiati, perché così dice la legge. Quella legge, la Convenzione di Ginevra del 51, che nacque dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio per tutelare chi, come mia nonna,
è obbligato a fuggire dal proprio paese per il timore di essere perseguitato. Perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza o per ragioni politiche. Un rifugiato non si sente tale. Un rifugiato è una persona in bilico tra disperazione e coraggio. Essere rifugiati è un'esperienza spaventosa che può segnarti l'esistenza, può lasciarti un grande senso di inadeguatezza, un sentirsi sempre fuori posto e può darti anche una grande forza, la voglia di ricostruire tutto per te e per i tuoi figli, la voglia di riscatto, la voglia di far vedere che sei una persona in gamba, una persona di talento che può far davvero qualcosa di buono in questo mondo. Una rifugiata qualche giorno fa mi ha detto: la paura è il più grande ostacolo per noi. Ma non intendeva la sua di paura, bensì quella che gli altri hanno dei rifugiati e delle rifugiate. La paura impedisce alle persone di conoscersi e di scoprire quanto hanno in comune, desideri, idee, valori, sentimenti, a cominciare dalla paura stessa. Allora forse possiamo cominciare a sgretolare queste comuni paure come farebbe Superman, prendendo in mano le nostre vite, compiendo azioni coraggiose eppure semplici, come quelle di scambiare qualche parola con un rifugiato, una rifugiata, i loro bambini, cucinare qualcosa insieme, disegnare, scrivere e giocare insieme ai giardinetti, o magari leggere insieme questo libro, I grandi con i piccoli, un libro in cui scrittori e scrittrici di lingua italiana raccontano storie vere di persone famose del passato e meno famose di oggi. Tutte persone rifugiate che hanno provato a superare la paura con coraggio, mettendosi al servizio dell'umanità, proprio come Superman. Carlotta Sami. Bene, andiamo adesso a trovare una delle organizzatrici di questo appuntamento che ha vinto, riunito il COSME, ma poi anche le istituzioni, la Regione, il Comune di Prato, insomma soggetti che tengono a tenere aperto il dialogo, a tenere aperti i ponti. Andiamo a vedere dalla sede del COSPE se è in linea con noi Anna Meli. Eccola qua, buonasera, buonasera Anna. Ciao Daniele. Andiamo un po' a riflettere dopo anche l'emozione che ha lasciato insomma il festival, soprattutto in voi che l'avete organizzato. Tanta gente, centinaia e centinaia soprattutto di giovani sono stati presenti. Come dire, Prato non ha uno sbocco al mare, non è una città sul mare, eppure il Mediterraneo siete riusciti a farlo essere molto presente in questi tre giorni, è così? Sì, è apparso di nuovo a Prato un Mediterraneo di dialogo, di culture, di vicinanza, nonostante appunto non ci sia lo sbocco sul mare. Abbiamo vissuto le varie sponde del Mediterraneo, dal Nord Africa, dai Balcani, dal Medio Oriente, con storie e personali testimonianze importanti, dalla Tunisia, dal premio Mediterraneo di pace a Siem Ben Sendrin, alle donne che ai confini dell'Europa diciamo si occupano anche di migrazione, a padre Ibrahim Faltas che ci ha raccontato il pezzo di Medio Oriente più complicato del conflitto israelo-palestinese, a tantissime altre storie di donne e uomini impegnati in queste nostre due sponde a costruire ponti, ponti di dialogo, di scambio, a darci una prospettiva di come l'Italia, il nostro paese, può giocare un ruolo fondamentale nel appunto costruire un Mediterraneo di pace. Bene, un'altra domanda, Anna, diamo un po' i numeri, ecco, diamo i numeri nel senso quanti spettatori, com'è stata complessivamente la partecipazione della città di Prato, della Toscana e com'è stata la sinergia insomma fra gli enti organizzatori, il COSPE è una ONG, poi ci sono le istituzioni, com'è andata? Devo dire che la città ha risposto in maniera straordinaria, anche quest'anno abbiamo avuto dei numeri elevatissimi, nonostante
avessimo ridotto il numero dei giorni del festival, quest'anno appunto abbiamo avuto il venerdì e il sabato come giornate piene, metà giornata della domenica dedicata al festival, i numeri sono sempre molto ampi, quindi si parla di più di 2500 presenze alle varie iniziative, una partecipazione numerosa anche agli eventi, appunto alle città raccontate, ai panel del pomeriggio del sabato che hanno riscosso un successo grandissimo, le persone si sono fermate praticamente dalle 2:30 del pomeriggio fino alla sera al reading di Paolo Di Paolo, abbiamo avuto una partecipazione straordinaria la mattina della domenica all'emozionante reading e diciamo performance teatrale di Giuseppe Cederna che ci ha regalato emozioni fortissime. E devo dire in maniera generale appunto questo festival un po' diffuso sulla città e nella straordinaria cornice del Museo del Tessuto ha riscosso davvero un ottimo successo ben al di là delle aspettative degli organizzatori che hanno davvero cercato in qualche modo di mettere ognuno le proprie competenze. Abbiamo avuto degli enti locali come il Comune di Prato che ci è stato molto vicino e molto partecipe nelle scelte, nelle decisioni, la Regione Toscana che ha da fin subito sostenuto il festival e voglio ricordare tutti i partner, da Amnesty International che è stato presente nella 3 giorni, all'Legambiente, a Libera, che con Don Ciotti ha portato un suo saluto, diciamo seppur virtuale, alla manifestazione. Un gioco di squadra che ha funzionato anche quest'anno. Bene, grazie ad Anna Meli. Fra l'altro è stata protagonista nella consegna del premio Mediterraneo di Pace. La destinataria del premio di quest'anno è Sihem Ben Sedrin, è la presidente della Commissione Verità e Dignità, Istans Verité et Dignité Tunisina. È un'attivista, è una giornalista, è una persona appunto che ha presieduto questa commissione per 5 anni. La commissione è stata istituita nel 2013, ha iniziato a lavorare nel 2014 ed ha concluso i propri lavori proprio nel dicembre scorso. Recentemente è stato presentato il rapporto di questa commissione, un rapporto denso, in poco più di 4 anni di lavoro la commissione ha condotto 49.600 interviste confidenziali, ha tenuto 12 audizioni pubbliche trasmesse in prima serata televisiva e quindi ha sperimentato quella che si chiama a dire la giustizia di transizione. Questo processo che appunto mira a, come dire, a riportare alla luce e a dare soprattutto voce alle vittime del regime. E Sihem purtroppo oggi non riesce ad essere qui, non le è stato rilasciato il passaporto. E noi appunto abbiamo anche fatto arrivare ovviamente la nostra vicinanza e abbiamo chiesto il perché di questo non rilascio del passaporto, siamo ancora in attesa di una risposta, però ci sembrava particolarmente significativo l'esperienza della commissione in sé, l'esperienza di questa donna che nonostante un clima ostile che ha attraversato diciamo non solo la sua persona negli anni del regime ma anche durante i lavori della commissione è andata avanti con determinazione e forza per arrivare in fondo a questo rapporto e fare delle richieste particolari. Io ricordo solo appunto che le motivazioni brevemente per le quali, oltre a quelle che ho detto, Mediterraneo Downtown intende riconoscere lo sforzo e l'impegno civile della Presidente della Commissione e con questo premio sottolineare l'importanza di sostenere il fragile processo di transizione democratica della Tunisia, unica primavera araba a provare ancora a tentare la via della democratizzazione. Riparare alle conseguenze delle passate violazioni dei diritti umani è un passo fondamentale al fine di ristabilire la coesione sociale e rafforzare lo Stato di diritto in Tunisia. E dopo il dispiacere per non avere la premiata con noi per la motivazione, perché non è qui, e anche perché il premio quest'anno è veramente strepitoso, perché ci è stato donato questa volta il premio da un grandissimo artista che io saluto e ringrazio e invito sul palco, Giuliano Tomaino, che stiamo vedendo a Pistoia in queste settimane e con la sua mostra dedicata al Mediterraneo ci toglie veramente il fiato. È della Galleria Tomaino, certo. Vuol dire due parole sulla Galleria di Giuliano, sulla mostra di Giuliano? No,
Abbiamo fatto una mostra dedicata al Mediterraneo. Giuliano è un uomo di mare e ha voluto raccontare con il suo linguaggio quello che state raccontando voi ora. Quindi con il linguaggio dell'arte, in questo caso ha donato degli uccelli che più di altri animali rappresentano l'assenza di confini. Gli uccelli non hanno confini, passano il Mediterraneo continuamente. Quindi era questo il messaggio di Giuliano. Grazie Massimo, scusa se non ti ho presentato l'opera di Giuliano Tomaino, lo consegniamo al Cospe che si impegna a farlo arrivare alla nostra premiata. Facciamo una breve pausa e poi torniamo a Metropolis. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese tutte le festività? Certo, è il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7, per colazioni, merende, ma soprattutto punto pranzo. E ogni giorno con menù diverso, tutto rigorosamente fatto in casa. Inoltre dal lunedì alla domenica pane fresco a volontà. Bar Valentina, via Roma 465 a Prato, un solo bar per 1000 servizi. Noi di Mucchi siamo così. Siamo toscani. Mangiare bene ci sta a cuore. E anche le nostre mucche. Abbiamo a cuore la qualità. Non siamo maniacali, eh. Facciamo solo 500.000 controlli l'anno. E abbiamo a cuore l'ambiente. Sì, a confezioni prevalentemente da fonti rinnovabili e naturali. Mucchi. Abbiamo a cuore. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Bene, stiamo rileggendo, rivivendo insieme le fasi di Mediterraneo Downtown, che ha lasciato grande spazio anche al dibattito sulle economie mediterranee, quindi il mare degli scambi, delle merci, delle opportunità economiche e di lavoro, con protagonisti che vengono da tutta l'area mediterranea. Vediamo. Imprenditrice italiana ma di origini marocchine, ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza? Sì, allora io ho cominciato un progetto, una linea di abbigliamento creata per donne musulmane nate e cresciute in Italia, cioè principalmente in Italia o comunque in un paese occidentale, quindi una linea che ha un gusto italiano, fatta in Italia con materiali italiani, che però ha quegli accorgimenti che servono per le donne musulmane, quindi per dire semplicemente non deve essere una cosa trasparente oppure aderente, poi per il resto risponde agli stessi canoni della moda occidentale. Quanto conta il Made in Italy per una straniera? Beh, io mi sento a tutti gli effetti italiana, quindi per me il Made in Italy è un orgoglio e ci tengo, diciamo, a preservarlo in Italia e a maggior ragione esportarlo all'estero. A questo punto ti chiederei quali sono i colori moda per la prossima primavera estate? Beh, allora, c'è una cartella colori in realtà molto ampia. Io cerco un po' di seguire i colori di tendenza della mia clientela. Non posso svelarvi quali sono i colori della mia prossima collezione, però sono colori molto vivaci perché primavera e estate sono, insomma, stagioni di colore. Qui ci sono collezioni che sono state fatte da altri brand per donne musulmane, ma che non sono venduti in Italia. Questo hijab, ovvero velo sportivo creato dalla Nike, dall'anno scorso
è in vendita anche in Italia online, eccetera. Questo per far vedere che anche i grandi colossi, anche i grandi marchi si accorgono, si rendono conto della presenza di donne musulmane, rispondono a questa richiesta e si prendono anche una fetta di mercato importante, perché alla fine i musulmani esistono. Hanno bisogno di prodotti e quindi ci sono anche molte aziende italiane che hanno chiuso o che stanno per chiudere, che molte delle quali hanno deciso di rivolgersi a un pubblico diverso, e questa è anche un'opportunità secondo me per risollevare molte aziende italiane che diciamo stanno chiudendo o si stanno spostando. Forse basta spostare l'attenzione su un altro pubblico per poter continuare ad esistere. Qui a destra invece c'è una collezione di Dolce & Gabbana che è stata fatta per, appunto, per le donne musulmane. Qui si nota, no, per chi conosce Dolce & Gabbana nel senso come stile, si nota molto proprio la loro impronta, i pizzi, i limoni, eccetera, la loro impronta molto italiana. Però queste sono collezioni che loro vendono solo nei paesi arabi e solo ad un certo tipo di pubblico. Quindi in qualche modo l'Italia rimane comunque scoperta. Non intanto il potere di, cioè, bisogna avere un grande potere di acquisto per prendere questo. Quindi, insomma, in più non sono abiti che acquisteremo, perché non rispondono al nostro gusto, cioè io non andrei mai in giro con uno di questi, per quanto siano belli, perché in Italia non riflettono il gusto comune. Vabbè, queste sono alcune interviste e articoli. Questo, come ho già detto, questo mercato in continua crescita rappresenta un'opportunità da sfruttare al meglio, in particolare se si tiene conto del periodo in cui versa l'economia italiana. È una straordinaria occasione per reinventarsi per le piccole e medie imprese. Questo per dire che non solo nel campo della moda, ma i musulmani per esempio non mangiano alcune cose con prodotti animali all'interno, quindi creare una linea di un certo prodotto certificato halal, ma no, anche senza certificarlo, senza quei prodotti, che non si va a prendere una fetta di mercato importante a cui nessuno si rivolge. La cosa che succederà, perché succede sempre così, è che ci sarà un momento, adesso non lo fa nessuno, poi ci sarà un momento in cui tutti si sveglieranno, si renderanno conto e ci sarà la super concorrenza. Invece in questo momento piatto è il momento perfetto per sfruttare questa cosa qui. Io mi ricordo quando ho incontrato uno dei soci con cui feci la società, mi disse è assurdo che c'è così tanta richiesta ma non c'è risposta, cioè è assurdo che ci siano aziende che faticano a trovare quel metodo, quel modo, quel cliente, che fanno un sacco di ricerche e studi per capire come vendere, quando in realtà c'è tutto un mondo in Italia ancora da esplorare, perché negli altri paesi sono già avanti, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in America, sono veramente anni luce avanti. E io conosco un sacco di ragazze che vanno in Francia a comprare le caramelle halal perché in Italia non ci sono, come se in Italia non ci fosse un produttore di caramelle che può fare caramelle senza gelatina di maiale. Cioè è una cosa, diciamo, un po' assurda, come se gli italiani fossero incapaci di vedere questo potenziale. Bene, abbiamo realizzato nel pomeriggio un'intervista con l'assessore regionale all'immigrazione e alla presidenza, Vittorio Bugli, che è stato presente durante 3 giorni del festival, quindi a caso ripensato, come si dice, siamo andati a fargli questa intervista. Vittorio Bugli nella giunta regionale, tante deleghe, no? Fra cui quella anche all'immigrazione, e quindi, come dire, al festival di cui stiamo parlando stasera, la presenza dell'assessore Bugli è stata una presenza costante, seguire una manifestazione a cui mi pare la regione toscana sia attaccata, diciamo, no? Non è solo una presenza istituzionale così. No, non è affatto, è solamente una presenza istituzionale di sostegno all'iniziativa, ma noi crediamo, io credo che insomma su questo tema del Mediterraneo, come paese e quindi anche come regione che si affaccia su questo mare, abbiamo perso e stiamo perdendo tante potenzialità di scambio culturale, di scambio, diciamo, tra le persone, ma vorrei dire anche di scambio economico, insomma, il Mediterraneo, l'Africa del Nord in generale, possono essere dei mondi con tante problematicità ma anche con tante opportunità, e
quindi bisogna affrontarle queste problematicità insieme, provare a rivolgere anche all'Europa sempre di più un invito pressante a farsene carico. L'Europa è un continente nato per le persone, per i loro diritti, per la loro crescita personale, culturale, sociale, prima di tutto il welfare è stato inventato in Europa. Questo è il suo spirito che deve ritrovare. Ora è un po' più, diciamo, economicista, un po' più anche all'inseguimento di tecnicismi che non sono mai stati il cuore principale di questo continente, ma hanno appartenuto più al mondo anglosassone, gli Stati Uniti e più recentemente la Cina. Noi non siamo questo, e porsi il tema del Mediterraneo, di quello che accade, di tutti i grandi valori e problemi che ci sono, noi crediamo la Toscana possa essere una chiave per occuparsene come paese e come continente. Ecco, il festival è stato appunto una riproposizione anche di valori, anche di temi identitari, tutta l'area del Mediterraneo, appunto l'economia, la tematica dei diritti anche. E, come dire, penso anche allo splendido monologo di chiusura che ha Mediterraneo Express di Cederna, che ha raccontato il mare mediterraneo come una terra di incontro e di scambio. Nella narrazione, prima di tutto mediatica e poi anche sfruttata ad uso politico, c'è invece il tema del problema della migrazione, che è sempre poi abbinato al tema della sicurezza. Questo è un po' difficile da scardinare. È difficile se, come dire, non ce lo poniamo davvero in termini di governo e in termini di valori. In termini di valori una regione come la nostra non può non porselo, perché per noi l'accoglienza, i diritti delle persone sono alla base, diciamo, di tutto. Farei notare che lo sono anche alla base della nostra Costituzione, ecco, che regola i principi su cui si poggia questo Paese, e altra cosa, sono anche alla base, diciamo, delle grandi dichiarazioni che regolano i rapporti dell'umanità, come quella sui diritti umani e civili delle persone. E quindi questa è la base da cui bisogna partire. Poi certamente bisogna anche governarlo, ma governarlo lo si fa se intanto appunto ci poniamo in una ottica di confronto e di collaborazione con quella parte del mondo da cui le migrazioni spesso partono e sempre partono per venire nel nostro paese, e governarlo significa governarlo anche da noi, insomma. Far cadere anche tante cose non vere. In Toscana ci sono adesso meno di 10.000 richiedenti asilo, per esempio. Questa è una regione che nel corso dei secoli ha fatto cose straordinarie per il mondo. 10.000 persone sono il 3 per 1000 della nostra popolazione. Crediamo che volendo si possa intervenire per una integrazione di queste persone in una situazione generale, peraltro, in cui dal 2014 noi non abbiamo incremento sostanziale di cittadini stranieri residenti, e quindi si sta anche un po' bloccando l'inserimento nel mondo del lavoro, e negli anni precedenti c'era stato e che è servito al nostro sviluppo, è servito a tanti settori dell'economia. Noi queste cose vorremmo, al di là poi dell'utilizzo che spesso se ne fa per fini ideologici e anche elettoralistici, però perlomeno partiamo dall'analisi della realtà. Ecco, quindi anche questo è un tema di approfondimento che anche in questa occasione è stato fatto e che noi siamo impegnati a fare. Non prescindendo da una cosa, insomma, che i diritti delle persone sono la base di tutto,
e per dovere noi abbiamo giurato su una Costituzione come rappresentanti delle istituzioni e abbiamo il dovere in quanto regione, ma anche enti locali, di pensare alle persone, alla loro tutela, di pensare che si possano curare, di pensare che un bambino che ha iniziato un percorso formativo non glielo si debba assolutamente interrompere, di pensare che se c'è qualcuno che ha bisogno di un piatto di minestra o di un tetto, anche temporaneamente, in questa regione bisogna lo possa trovare. Poi non siamo, come dire, romantici nel dire questo, ma il fenomeno può essere governato, specialmente se spostato da un metodo basato sull'emergenza a uno più basato sul servizi alle persone. Insomma, noi ne facciamo tanti, dalla scuola all'handicap, agli anziani. Non si può pensare che le persone possano essere gestite in un criterio d'emergenza e da un ministero che si chiama Ministero degli Interni. Fra l'altro, ecco, anche durante il festival si è riparlato di quello che, soprattutto qualche anno fa, però veniva identificato a livello anche nazionale sul tema dell'accoglienza come il modello Toscana, cioè un modello di accoglienza diffusa, di non concentrazione, di gestione appunto non del problema migrante ma della persona migrante, no? Sì, questo è il punto, insomma. Noi abbiamo, pur non avendo competenze, però abbiamo preteso fin dai tempi di Maroni, ministro degli interni, di dare una mano con un nostro sistema che ci sembrava quello più ragionevole, cioè è meglio sia per chi viene accolto che per chi accoglie farlo in piccoli numeri e farlo in modo diffuso su tutto il territorio. Noi peraltro abbiamo la fortuna, diciamo, di avere anche tante associazioni che si sono dedicate a questo, che siamo andati a cercarle nel momento dell'emergenza più importante e che ora rischiano di vedere un po' anche distrutto questo sistema dai recenti bandi che stanno uscendo dalle prefetture e sempre meno consentono un tipo di accoglienza di questo tipo, perché ovviamente mirano a dare a queste persone degli alberghi a basso costo e questo non è il ruolo che in Toscana abbiamo sempre svolto nel fare l'accoglienza. Ecco, ultima cosa, proprio sul festival, ormai consolidato il rapporto con la regione, forse potrebbe essere il momento di pensare anche a un'edizione di Mediterraneo Downtown, consolidando comunque questa a Prato, anche su un'altra sponda del Mediterraneo, fare una sorta di rimbalzo anche territorialmente percepibile come un ponte. Sarebbe un'idea interessante. Io credo, lo dicevo anche nella giornata di apertura, che un'altra cosa, diciamo, su cui dobbiamo orientarci di più è questo grande tema del mare, insomma, perché poi questo mare rischia di diventare anche un luogo dove buttiamo i rifiuti, insomma. Noi abbiamo fatto questa cosa di Arcipelago Pulito, che certo, appunto, prova a levare le plastiche dal Mediterraneo, è diventata su questa nostra esperienza prima una direttiva europea e nei giorni scorsi una legge nazionale. Di questo tema dobbiamo però occuparcene a 360 gradi, facendo tutto il possibile. Insomma, oltretutto il Mediterraneo è un mare chiuso, non ci possiamo consentire di continuare a inquinarlo, tantomeno con le plastiche. Grazie a Vittorio Bugli, ci fermiamo un attimo e poi torniamo a Metropolis. Di presentare in queste immagini una parte dei prodotti che la nostra azienda realizza artigianalmente con la stessa passione da più di 35 anni. BRG Illuminazione, dal classico al moderno.
Luce che arreda. Fabbrica ed esposizione a Rufina, via Pablo Picasso 20. Showroom a Firenze, via Poggio Bracciolini 42 44 46. È arrivata! È arrivata! No, non è una multa, è una cosa buona, anzi ottima! Ha! È la tessera del CNA pensionati! Amici miei, fate come me, CNA pensionati. Anche quest'anno scegli di destinare il tuo 5 per 1000 a sostegno dei progetti della Humanitarian Help for Poor People Onlus. Da più di 15 anni l'associazione e i suoi volontari portano aiuto sanitario e non ai bambini orfani in India, Brasile e Africa. Sostieni Humanitarian Help for Poor People. Aiuta i bambini più poveri del mondo con il tuo 5 per 1000. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Bene, siamo tornati a Metropolis, stiamo rivivendo Mediterraneo Downtown che ha costretto anche ad una levataccia all'alba, perché si è tenuto un concerto all'alba nel suggestivo chiostro di San Francesco a Prato del duo Tani Zuffi. Vediamo. Prato protagonista, ha seguito tutti gli eventi del festival il sindaco di Prato Matteo Biffoni, che è stato intervistato da Claudio Vannacci. Bilancio di Mediterraneo Downtown, 3 giorni in cui Prato è stata al centro del Mediterraneo. Io lo volevo ricollegare anche, però recentemente c'è stato il festival RECO, l'economia circolare, ci sarà, tornerà anche quest'anno IT Prato. Insomma, come comune state facendo il massimo per dare una narrativa diversa della città di Prato? Lo sforzo è questo, ci sono tanti eventi diversi fra di loro, ma tutti con Prato al centro. L'idea che abbiamo sempre detto è che la nostra città deve porsi come punto di riferimento, come protagonista rispetto ai temi che ci interessano, l'economia circolare, la nostra grande tradizione gastronomica, e anche una città che dei cambiamenti della geografia, nella sociologia ne è assolutamente dentro, deve porsi come punto di riferimento. Poi vengono persone da fuori, sono attratte da altre città, da altre realtà, conoscono Prato, insomma c'è una serie di effetti positivi, ma soprattutto, penso soprattutto al caso Mediterraneo, ma Downtown ci dà hanno l'opportunità di avere conoscenza. Poi ognuno si fa le proprie idee, le proprie opinioni, però basandosi su fatti veri. Ecco, io penso su tutto questo Prato è protagonista, continuerà ad esserlo ed va bene così, bisogna continuare su questa strada.
Tra l'altro, cosa non secondaria, l'abbiamo vista anche stamani, le sale sono piene. Le sale sono piene quando c'è offerta di qualità, quando si ragiona di temi e di questioni che toccano poi la sensibilità delle persone, e la gente risponde. Questa è una città curiosa per natura e insomma, attrae gente da fuori, è vero, ma c'erano tante persone che hanno sentito l'esigenza di partecipare ai tanti eventi di una manifestazione come questa. Buon segno, perché vuol dire c'è la voglia di farsi un'idea propria. E questa era l'intervista di Claudio Vannacci, direttore di Notizie di Prato.it, al sindaco Matteo Biffoni. È stato un festival che ha dosato bene i momenti di riflessione, di approfondimento, ai momenti anche, come dire, di evasione, di spettacolo, di concerti e appuntamenti musicali vissuti però in un clima particolare di grande condivisione, come è successo per l'appuntamento, la serata con Bobo Rondelli. Mi è capitato una volta, prima di suonare, che mi arriva uno e mi fa: te sei contro le guerre, vero Bobo, sei un pacifista, firma qui. E io ho firmato. E ora mi tocca andare a tutti i raduni per fermare le bombe, per fermare la NATO. Io ci vado perché sono d'accordo anch'io, ma a casa va di, cioè, saremo 40 vecchietti, compreso me che sono più giovane, ma mi viene da dire, poi c'ho da rendere conto a figlioli, non posso pensare che ci sono le atomiche a Livorno, se no poi non rido più. E io ho detto: ragazzi, lo so che è molto grave, però io e il mio amico ci diciamo sempre, pieni di debiti, Equitalia, però poi alla fine della serata facciamo: a Rondè, finché non ci bombardano non è mica male. Però effettivamente mi piace sempre sputare contro eserciti e guerre, contro gente che si arricchisce a tirare le bombe, insomma, lo sapete, non c'è da fare discorsi. E quindi canto questa canzone che si chiama Madame Citri, è la storia, diciamo, di un soldato che invece di far la guerra preferisce disertare e andare con una prostituta a fare l'amore, anche perché lui va a morire come un Cristo e la prostituta muore ogni giorno come una Maddalena prima della, diciamo, redenzione. Secondo me non c'aveva niente da redimere sul fatto che faceva la prostituta. Da una certa visione personale faceva anche del bene, ecco. Però non è bello che uno lo faccia perché è forzato. Cioè, io ho provato tante volte a prostituirmi, ma quando si arrivava a pagare conto, questa signora anziana, poi mi toccava pagare anche a me, insomma, non mi è mai riuscito, perché c'è una certa tempra per fare il gigolo. Questa però è la canzone, la faremo, che si chiama Madame Citri, è una specie di sogno volgare. Thank you.
volle passare senza ammazzare. Sia di Livorno, e me sono nato a Livorno, è vero, senti che essi che ho, senza poi la dentiera viene proprio meglio quest'essa qua, a farci indialmente, hai visto, sono diventato più emiliano. C'è da dire che mio padre era emiliano, Rondelli secondo me è un nome anche di queste parti, dell'Appennino, perché mi ricordo c'era un Roberto Rondelli che faceva pubblicità a pneumatici, che era di Prato, mi sembra. Dicevo, così faccio io a fare pubblicità dei pneumatici. Sì, perché mio padre è della parte di là dell'Appennino, verso la linea gotica, vicino Masabotto, e quindi i cugini di mio padre sono stati ammassati, una bambina di 9 anni, un altro di 19, così per una presaglia di stronzi nazisti, però anche lo stronzo, il partigiano che aveva ammassato un tedesco della Wehrmacht che stava lì a bere. E poi hanno ammassato tutti questi poveri contadini, perché questo è quello che dicevano di fare, mentre un giovane partigiano aveva modo di fuggire, ma se uno sta lì con la famiglia, con le bambine, con il ragazzo, cosa deve fare? Quindi so bene cosa sia proprio l'ingiustizia di questa roba, di gente che va armata, no? Ci avete chiacchierato dell'altro, socio bello, vatti dai maroni. Allora, questa è la parte di mio padre. Invece dalla parte della mia mamma, c'era mio nonno, è di Assagneto Arducci, verso Borgheri, sai? Parlano in questo modo. Il mio nonno praticamente ha fatto la guerra al 15-18 come bersagliere postino. Praticamente non ha mai ammazzato nessuno, ma secondo me ne ha schivate parecchie. Francamente io penso ci abbia avuto culo. Quindi io sono qui, noi siamo qui principalmente, perché i nostri nonni in guerra hanno avuto culo. Altri che invece sono figli di industriali o di ufficiali benestanti non hanno avuto culo a salvarsi dalla guerra, hanno avuto culo col nonno ufficiale che mandava gli altri a morire. Quindi secondo me la questione della guerra è proprio questa, cioè che ci manda, si chiamano Buffalo Soldier o carne da macello, e chi invece è proprio carne da macello. E io mi sento molto portavoce della carne da macello, tanto che sono diventato Cinghialman. Di presentare in queste immagini una parte dei prodotti che la nostra azienda realizza artigianalmente con la stessa passione da più di 35 anni.
BRG Illuminazione, dal classico al moderno. Luce che arreda. Fabbrica ed esposizione a Rufina, via Pablo Picasso 20. Showroom a Firenze, via Poggio Bracciolini 42 44 46. Buongiorno. Gianni Giannini, è venuto a farci ridere? No, sono venuto a iscrivermi a CNA Pensionati con tutti i vantaggi che offre. Ottima idea. Sì, me l'hanno consigliato gli amici miei, soprattutto Grondai, nipote di Doccione, che ha sposato cugina di Brindisi a doppio incrocio del passaggio a livello come fosse Antani. Ha capito? No, è meglio se venite ad informarvi presso uno dei nostri uffici CNA. Hai bisogno di assistenza per il tuo 730? Rivolgiti a 50 più CAF per la tua dichiarazione dei redditi. Penseremo noi a certificare la correttezza dei dati inseriti, apponendo il visto di conformità che ti permetterà di beneficiare di tutte le detrazioni e deduzioni fiscali che ti spettano, sollevandoti da ogni responsabilità. 50 più CAF è presente su tutto il territorio nazionale e anche nella tua città. Una serie di servizi utili per i soci, dalla luce al gas. E questo è il contenuto della convenzione tra Estra e Confesercenti Siena, con vantaggiose offerte a prezzo fisso indicizzato per ridurre la bolletta energetica. Estra entra nella compagine societaria di Sei Toscana, il gestore unico dei rifiuti delle province di Arezzo, Grosseto, Siena. L'ingresso in Sei Toscana avviene a seguito dell'acquisito controllo totale di Ecolat. Metano arriva Allegri, la frazione del comune fiorentino di Calenzano. Centri a Reti Gas ha infatti concluso i lavori per estendere la rete del gas che, lunga 4 km, serve 120 abitazioni. Più flessibilità finanziaria e maggiori investimenti. A questo mirano le modifiche apportate al regolamento del prestito obbligazionario di 80 milioni emesso da Estra nel 2016. Data Medica Montecatini. Dal 1975 accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica. Ambulatori specialistici convenzionati e privati. Centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un edificio storico appartenuto alle terme di Montecatini. Data Medica Montecatini. Disponibilità e professionalità al servizio dei pazienti. Bene, siamo tornati a Metropolis, andiamo alla fase finale di questa nostra edizione speciale dedicata a Mediterraneo Downtown, che si è conclusa di fatto con questo monologo emozionante davvero di Giuseppe Cederna, Mediterraneo Express. Ce lo racconta rapidamente Claudio Vannacci. In tanti hanno affollato il cinema del centro Pecci per ascoltare Giuseppe Cederna, scrittore e attore del suo Mediterraneo Express, un monologo commovente e poetico dove il tema dell'acqua si è fuso con quello dell'accoglienza e della fratellanza tra i popoli bagnati dallo stesso mare. E oggi siamo in un Mediterraneo un po' piovoso, ma è comunque, questo è il Mediterraneo. Ricordatevi che il Mediterraneo arriva fin dove cresce l'ulivo e qua intorno agli ulivi ce ne sono molti, quindi siamo nel posto giusto. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamane mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. Abbiamo già visto nel servizio di Claudio Vannacci un momento dello spettacolo Mediterraneo Express, del monologo di Giuseppe Cederna. Non c'è modo migliore per concludere la nostra trasmissione dedicata a Mediterraneo Downtown, per dare ancora la parola a Giuseppe Cederna, per vivere insieme, per goderci alcuni minuti dello spettacolo che ha chiuso il festival che si è tenuto a Prato. È il modo migliore per concludere questa nostra edizione speciale, ricordandovi che domani sera saremo comunque in pista ancora con Metropolis nella sua
come dire, edizione ordinaria con i nostri compagni di viaggio, Giuseppe Mascambruno, Stefano Fabbri, i collegamenti sull'attualità politica, ma adesso diamo voce a Giuseppe Cederna e chiudiamo qui questa edizione speciale di Mediterraneo, dedicata a Mediterraneo Downtown. Grazie a chi ci ha seguito, domani sera se volete siamo ancora qui intorno alle 21.15. Giuseppe Cederna da Mediterraneo Express. Pensate un po', che cosa succede nelle nostre vite? Cosa deve succedere? Perché qualcosa di quello che viviamo ogni giorno, un incontro, un avvenimento, un libro, uno spettacolo, un viaggio, ci tocchi così profondamente da diventare parte di noi, da lasciare un'impronta qui dentro e diventare parte della nostra esistenza, della nostra vita. Ho davanti a me, seduti al vostro posto in un grande teatro, 480 studenti, 19-20 anni, gli ultimi anni dei licei di Vignola. Siamo nell'operosa Emilia. Sono venuti qui la mattina perché si aspettano una lezione, diciamo, artistica sulla Prima Guerra Mondiale, perché questa sera ci sarà il mio spettacolo sulla Prima Guerra Mondiale, l'ultima estate dell'Europa. La Prima Guerra Mondiale è nei programmi, sono stati prelevati dalle scuole in massa, 480 studenti sono tanti, 480, immaginate, persiane che si aprono e si chiudono, un po' distratte, un po' attente, un po' curiose, ma tutto sommato così, sospese. Che cosa vedremo oggi? Questa domanda che ho fatto li ha sorpresi naturalmente. Gliela rifaccio e ve la rifaccio a voi. Che cosa succede nelle nostre vite, cosa deve succedere? Perché qualcosa di quello che viviamo ogni giorno, insomma, superi questa corazza, entri dentro di noi, lasci un'impronta e diventi parte della nostra vita. Vi racconto innanzitutto che non volevo fare uno spettacolo sulla guerra, quindi non farò nessuna lezione sulla Prima Guerra Mondiale, non so niente, tutto quello che ho studiato a scuola l'ho dimenticato. La Prima Guerra Mondiale mi sembrava e mi sembra una storia, sono passati solo 100 anni, mi sembra una storia lontana, dolorosa, polverosa, di sangue, di morte, di corpi maciullati, polverosa. Come mai che invece mi è successo che da più di 2 anni oramai studio, racconto e vivo sul palco, in giro per l'Italia, storie e personaggi di quella guerra? È stata l'acqua di un fiume, sono state l'acqua di un fiume e le parole di una poesia, le porte di questa storia. Ecco, forse questo mi interessa raccontarvelo. E le frasi di un scrittore, ma direi uno storico inglese, sono state le chiavi di queste porte. E le frasi, queste parole che mi hanno fulminato e mi hanno permesso di entrare in quella storia così lontana e dolorosa, sono queste. Una luna quasi piena appare e scompare tra le nuvole, e mentre la furia della sesta battaglia dell'Isonzo si sta placando, un soldato avanza lento tra i massi del greto, cerca di tenersi più possibile all'ombra, scivola senza fare rumore in una macchia di ontani fino all'ansa argentata del fiume. Si leva la maglia di lana, fetida di sudore, infestata di pulci, si scioglie le fasce, si slaccia gli scarponi pesanti incrostati di fango e si ripara dietro il tronco di un albero sradicato dalla corrente. La luce lunare sul fiume, l'argento in lontananza. Il settore è tranquillo, sentite, il settore è tranquillo e il suo corpo, rilassandosi, ricorda le sensazioni provate nell'acqua. Questa frase mi aveva fulminato. Cioè, questo scrittore mi sta raccontando che questo soldato, in un momento disumano della guerra, compie un gesto umanissimo che tutti noi conosciamo. Immerge questo corpo spaventato, terrorizzato, pronto a morire, nell'acqua di un fiume. Fa un gesto naturale, ma in un luogo pericoloso, pericolosissimo. E quando si immerge gli succede qualcosa, grazie alla forza rigeneratrice, al freddo, ai sassi, all'acqua, alla luce, al riflesso della luna,
si sente rivivere, rivede tutti i fiumi della sua vita, fino a sentirsi una docile fibra dell'universo. Quel soldato è anche un poeta. Allora ha sempre in un taschino della giacca un mozzicone di matita, forse gli fa la punta con un coltello, strappa l'angolo di una scatola di cartucce e ci scarabocchia sopra qualcosa. Quel soldato, quel poeta, era, ma adesso è, Giuseppe Ungaretti. E in quel minuti, mezz'ora, un'ora di immersione, scrive una delle più belle poesie del Novecento, I fiumi, che fa così. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina, che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamane mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. L'isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Ho raccolto le mie povere ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'isonzo, e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo. Il mio supplizio è quando non mi sento in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni, forse di gente mia, campagnola, e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere di inconsapevolezza nelle distese pianure. Questa è la Senna, e in questo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi contati nell'isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre. Ungaretti, sapete, era nato ad Alessandria d'Egitto da genitori toscani, contadini, poveri, della Lucchesia, emigrati in Africa per cercare lavoro, pensate un po', a metà dell'Ottocento. Suo padre lavorava nei cantieri del canale di Suez. Ungaretti ha una vita difficile, difficilissima, rimane orfano di padre a pochi anni. Sua madre fa il pane in una panetteria in periferia di Alessandria, grazie al pane lui riesce a vivere, se frequenta una scuola internazionale. Ha poco più di 22-23 anni. Emigra, parte con una nave, arriva in Europa, torna in Europa, dove non era mai stato, è a Parigi, frequenta i circoli dell'avanguardia, conosce i poeti, ma è un uomo invisibile, non lo vede nessuno, diventa amico di Apollinaire, poi parte, a 24 anni arriva in Italia, nella terra dei padri, mette la sua identità, cerca l'identità nell'uniforme dei soldati italiani, e va al fronte per morire, poi sappiamo che non morirà. Ecco, questa è stata la porta, l'immersione in quest'acqua è stata la porta per questa storia, perché io so che cosa vuol dire immergersi nell'acqua di un fiume per la vita e per la morte.